Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù diceva alla folla: viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio o sotto il letto? O non invece per essere messa sul candelabro? Non vi è infatti nulla di segreto che non debba essere manifestato e nulla di nascosto che non debba essere messo in luce. Se uno ha orecchi per ascoltare, ascolti. Diceva loro: fate attenzione a quello che ascoltate. Con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi, anzi vi sarà dato di più. Perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto che quello che ha. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Eccoci giunti a giovedì 28 gennaio 2021. Memoria di San Tommaso d'Aquino, presbitero e dottore della Chiesa. Abbiamo appena ascoltato il Vangelo della Santa Messa di oggi, tratto dal capitolo 4, versetti 21-25 di San Marco. Viene forse la lampada per essere messa sotto il moggio, sotto il letto, o non invece per essere messa sul candelabro? Non dobbiamo avere false paure e falsi pudori, nel senso che non dobbiamo certo sbandierare ciò che di buono e di bello facciamo, oppure la nostra fede, certamente. Però non dobbiamo neanche nasconderla, nel senso, viviamola con semplicità, viviamo tutto con semplicità. Se io mi metto in ginocchio in chiesa vuol dire che sto facendo il diverso, vuol dire che voglio sbandierare la mia chiesa, la mia fede, vuol dire che voglio mettermi in mostra, vuol dire che voglio apparire più devoto degli altri, vuol dire che voglio avere il riconoscimento degli altri, vuol dire niente. Vuol dire che come uno prega in un modo, io prego in un altro, punto. Dovremmo pure avere la possibilità di manifestare quello che siamo. Il fatto che io vado in giro con un maglione rosso vuol dire che voglio mettermi in mostra rispetto agli altri che ce l'hanno blu. No, vuol dire che ce l'ho rosso e gli altri ce l'hanno blu. Ognuno c'è il suo. La diversità non è ostentazione. Può diventarlo, ma dipende da me. La diversità, che è necessaria, perché non siamo cloni, la diversità è semplicemente affermazione della propria identità, dove ognuno di noi è diverso. Fine del discorso. Quindi non dobbiamo aver timore di fare un segno di croce, di parlare di Gesù, di dirci diversi, di apparire diversi, di essere diversi dagli altri. E Gesù qui ci dice bene: non una lampada è fatta per essere messa sul candelabro, perché illumini. Quindi è bello, no, mostrare quello che siamo senza ostentare niente, senza cercare nessun consenso. Imparare a testimoniare pubblicamente la nostra fede con molta semplicità. Poi Gesù dice: fate attenzione a quello che ascoltate. Ecco, guardate, qui bisogna proprio fermarci. Mi viene da dire che questo potrebbe essere proprio
il tema di questa giornata, di questo Vangelo, il tema che desidero presentarvi, ovviamente, ce ne saranno altri mille, ma io oggi voglio presentarvi questo. Fate attenzione a quello che ascoltate. Mi ha sempre molto impressionato questa espressione di Gesù all'interno del Vangelo. Perché? Fate attenzione a quello che ascoltate. Perché vedete, quello che ascoltiamo e, aggiungo, quello che vediamo entra dentro di noi, ci forma o ci sforma, ci arricchisce o ci impoverisce, ci abbellisce o ci abbruttisce, dipende. Dipende. Noi dobbiamo ascoltare tutto, o meglio, noi possiamo ascoltare tutto? No. No. Noi possiamo o dobbiamo guardare tutto? Assolutamente no. Guardate quel salmo, no, che dice che ha distolto gli occhi dalle cose violente, dalle cose brutte, e la sua dimora sarà sui monti, al riparo, al rifugio. Noi dobbiamo stare attenti a quello che ascoltiamo, dobbiamo stare attenti a quello che guardiamo, a quello che vediamo. Fate attenzione, dice Gesù, a quello che ascoltate. Quante volte perdiamo tempo, ore, soprattutto magari la sera, per fare chiacchiere inutili, parole inutili. Ci mettiamo a parlare di fede con chi neanche poi magari crede. Le solite discussioni, no? Come se noi dovessimo convincere gli altri. Come se noi dovessimo noi cambiare il cuore delle persone. Come se noi fossimo investiti di chissà quale mandato dall'alto di... E poi dopo questi discorsi che durano ore, quando tutto finisce, ognuno rimane nella sua posizione. Questa è la cosa interessante. Sì, perché vedete, non sono le parole che cambiano la mente delle persone, ma è l'esempio, è la santità che cambia il cuore, la mente delle persone, che può cambiarlo. Non è detto che succeda, perché poi c'è dall'altra parte, bisogna verificare se c'è la disponibilità a cambiare. E allora, per che cosa dovremmo usare il tempo? Perché noi abbiamo un bene prezioso, che è il tempo, che è lo spazio. E finché siamo su questa terra, siamo chiamati ad usare, a far fruttare questo talento preziosissimo che Dio ci ha dato, il tempo. Come usiamo noi il tempo? Come ci muoviamo nello spazio? Sì, è una domanda molto importante. A me verrebbe da dire, invece di perdere il tempo a fare le chiacchiere inutili, a convincere gli altri, a fare quelle polemiche infinite per messaggio,
sui social, al telefono, quelle polemiche infinite, quelle parole infinite, discussioni infinite, no ma è così, no ma è cos'ha, no ma adesso ti mando, no, padre mi dica cosa devo rispondere alla mia amica che mi dice questo, questo, ma non rispondere niente, ma cosa devi rispondere? Ma non vedi che è inutile? È tutto inutile. Tu puoi, ti puoi far sentire da un sordo? Puoi a una persona cieca mostrare la bellezza di un'opera di Michelangelo? Purtroppo no. Purtroppo no. E allora come dobbiamo usare questo tempo? Beh, io un modo ce l'ho. Stando con Gesù. Qualcuno, anzi più di qualcuno, essere sincero, più di qualcuno e a più riprese mi ha detto, in questi anni del mio sacerdozio, mi ha detto, sì ma che barba, ma che barba, ma padre, ma lei parla sempre solo di Gesù. E Gesù di qua, e Gesù di là, e Gesù, e Gesù, e Gesù, ma basta, ma parli anche di altro. Ma padre, ma che barba, ma lei parla sempre dei santi, e i santi di qua, e i santi di là, ma li conosce tutti lei, sti santi. Oh mamma, con sti santi, e santi, e santi, ma basta, ma a pescare i santi del 1200, ma basta. Ma parli anche di altro. Ma padre, ma basta. Ma lei parla sempre solo di Eucaristia. E se non parla dell'Eucaristia parla della Madonna. Ma basta. Ma non è possibile, ma non se ne può più, ma parli anche di altro. Ma non si rende conto che diventa noioso. Ma padre, ma che barba, lei c'ha in mente un verbo solo, questa è quella che mi è piaciuta di più, ma poi c'è un'altra che mi è piaciuta ancora di più, ma lei c'ha in mente un verbo solo, e io ho detto, quale verbo c'ho in mente io? Lei sembra che conosca solo un verbo, gli altri non li conosce, e qual è questo verbo? Stare. Mamma, guarda quando mi hanno detto così, un complimento più bello non potevano farmelo. Ho detto Gesù, su quando morirò, spero, vedete parlo troppo di Gesù, non va bene, mi è scappato Gesù. Quando morirò, ma del resto che devo nominare? Cos'è che devo nominare? Non lo so, che devo nominare? Cioè, questa è la domanda che poi mi pongono. Va bene, non devo parlare di Gesù. E di chi parlo? Di chi parlo? Delle signore del Cotton Club? Di chi è che parlo? Del gruppo dell'uncinetto? Di chi è che devo parlare? Ma io, cristiano, sacerdote, di chi è che devo parlare? Se non parlo di Gesù, di chi parlo? Ma io non capisco. Vabbè, allora ho detto, spero che quando sarò morto, sulla mia lapide, ci sia scritta questo verbo, stare, con la T maiuscola, la S minuscola, tutto il resto minuscolo, ma la T maiuscola, stare. Che bello, stare, stare presso il tabernacolo. Stare presso l'Eucaristia, stare presso la croce e così morire. A me non interessa altro nella vita. Una volta uno mi ha detto,
Sa, padre, la sua sì, uno importante, non le persone semplici, ma ha detto, padre, sa, la sua situazione è molto grave. Oh cielo, ho detto anche questo adesso. La mia situazione è molto grave. E ho detto, perché la mia situazione è molto grave? Perché lei porta avanti un modello di vita da monaco, per sé e per gli altri. Ma non va bene, lei non è un monaco e gli altri non sono monaci. Oh cielo, oh cielo, ho detto, oh Gesù. Ecco, non va bene ancora avanti. Non devo parlare sempre di Gesù. Vabbè, insomma, comunque. Ho detto, ma Gesù, ma che cosa c'è di più bello di una vita completamente data e spesa per te, per la tua gloria, per il tuo onore? Chi è che ha detto che un laico non può essere interiormente un monaco? Chi l'ha detto? Chi è che ha detto che un sacerdote, che ogni sacerdote non può essere interiormente a modo suo, per quello che è possibile, un monaco? Chi è che l'ha detto? Pensate se una famiglia diventasse una realtà cenobitica, con al centro Gesù e queste anime che si muovono attorno a Gesù come monaci. Se uno dovesse dirmi, padre, quale animaletto dovrebbe essere un po' il nostro simbolo? Quale animaletto lei ricorda di più i monaci? Realtà monastica, guardate che è una realtà bellissima, stupenda, ci sarebbe da dire il mondo su questa cosa. E io risponderei le api, l'alveare. Che bello se la nostra famiglia, la nostra vita fosse un alveare, con tutte queste apine che si muovono laboriose, tutte in funzione dell'ape regina, del bene dell'alveare. Ma andate a leggere cosa fanno queste bestioline, questi insettini. Ma delle cose incredibili. È veramente affascinante vederle. Io quando le vedo mi sembra di vedere i monaci. Eppure vivono tutte insieme, eh? Eppure sono tante, tante, tutte unite, tutte vicine. E la nostra perigina chi è? Beh, insomma, è Gesù e della Vergine Maria. Tutto in funzione loro. E di cose ne fanno tante in una vita, quegli insettini lì. Mamma, quanto ne fanno. Mi ricordo quando ero novizio che il nostro maestro di noviziato ci diceva: adesso andate in cella, la camera era chiamata cella, adesso andate in cella a fare il miele. Bella, come immagine. Noi come tante apine novizie andavamo in cella a fare il miele. Cosa voleva dire? Voleva dire andare in cella a fare la lettura spirituale, a fare lo studio, a fare la meditazione. Sì, è vero, la mia situazione è grave, effettivamente deve essere così. Sì, perché io credo veramente in queste cose, ci credo proprio tanto, e vorrei veramente che diventassero proprio totalmente la mia vita.
E non posso quindi non proporvere. Non posso non proporvere perché non vi posso proporre ciò in cui non credo, ciò che non vivo, ciò che non pratico, ciò che non penso, ciò che non amo. Non posso dirvi di cosa vi parlo, di come vi parlo, di una roba fredda come si legge il libro delle ricette. No, io non sono capace di fare quelle robe lì. E quindi sì. E poi quello che mi ha fatto ridere di più, tanti tanti anni fa, poco dopo il sacerdozio, uno mi disse: padre, lei non è un prete on the road. Ho detto: bene, questa, siamo all'inizio, perfetto, un prete on the road. Sì, bisogna vedere cosa si intende, no? Io penso che un sacerdote che sta e che insegna a stare davanti al tabernacolo, all'Eucaristia, al crocifisso, è un sacerdote che con l'anima percorre tutte le strade del mondo. È un sacerdote che vola in tutte le case, che raggiunge ogni cuore, perché si muove portato dallo Spirito di Dio. Un cristiano che sta davanti all'Eucaristia è un cristiano che sta davanti al cuore pulsante della Chiesa. Non c'è niente di più importante. Un cristiano che ama l'Eucaristia è un cristiano che ama il cuore della Chiesa. Sì. Che lavora per il cuore della Chiesa. Che fa del bene al cuore della Chiesa. E cosa c'è di più importante di questo? Poi ci saranno anche quelli che concretamente sono on the road. Ognuno al suo posto nella Chiesa. Teresina, nella Chiesa sarò il cuore, bello, no? E qualcuno deve pur dedicarsi a questo stare, a questo spendersi tutto per il Signore. È difficile, eh? Richiede grandissima ascesi. Richiede un grandissimo percorso di distacco da se stessi, perché sapete, c'è tanto ritorno umanamente apprezzabile nel fare, che è un po' il verbo che sta dall'altra parte dello stare. C'è tanto ritorno perché ricevi gratitudine, ricevi riconoscenza, ricevi tanto. Nei miei anni di carcere, di assistenza ai tossicodipendenti e via di seguito, ho ricevuto tanto, ho dato tanto, ma ho ricevuto anche tantissimo. Quando il fare poi lascia spazio allo stare, cambia tutto, perché il rapporto con Gesù è molto diverso. Quindi per questo fate attenzione a quello che ascoltate, a quello che vedete, perché non bisogna andare a inquinare, a rovinare lo stare. Non bisogna andare a distrarci dallo stare. Maria che stava sotto la croce sta lì ferma. Che immagine bellissima, lo Stabat Mater dolorosa, no? Ricordate? Bellissima questa immagine. E la lucina del tabernacolo rossa che splende, che arde, sempre
costantemente, ferma, che dice una presenza, che dice una realtà che si consuma. La profetessa Anna che serviva giorno e notte nel Tempio del Signore. Che bello, che belle immagini, che belle immagini. E allora io vi auguro di essere coraggiosi, perché bisogna essere coraggiosi. Bisogna essere coraggiosi ad essere monaci in questo mondo. È sicuramente una vocazione bellissima, no? Quella di vivere dedicati, totalmente impegnati, totalmente dedicati. Pensate a Dio, pensate, e quindi ai fratelli, pensate a quello che è stato il monachesimo per tutta la civiltà, soprattutto per quanto riguarda la civiltà dell'Occidente, ma pensate anche alla realtà ortodossa. Che cosa è stato per quanto riguarda la cultura, l'arte, la società, l'agricoltura? Noi oggi avremmo ancora la malaria in Lombardia, eh? Certo, se non ci fossero stati i monaci che hanno bonificato tutto. Noi pensiamo che monaco vuol dire stare lì con le manine congiunte, con la testa persa nell'aria. No, cari, andate a leggere la regola di San Benedetto, che cosa vuol dire essere monaci. E ognuno nel suo stato, secondo me, questo è un mio parere molto personale, può essere monaco o monaca nel suo stato. Io ricordo sempre Santa Gemma Galgani. Quanto è affascinante questa vita, questa ragazza laica che è stata più monaca lei di tante monache messe insieme. Andate a leggere la sua vita, andate a leggere come ha vissuto, com'era la sua giornata. Il monaco è colui che non antepone. Uno dice, ma in due parole, che cos'è il monaco? Cosa vuol dire essere monaco? Il monaco è colui che non antepone nulla all'Opus Dei, all'opera di Dio. Questo è il monaco. Che tutto quello che vive e che fa è messo dopo, sotto e in funzione. Tutto. Tutto gira, tutto si orienta in funzione dell'Opus Dei, dell'opera di Dio. Tutto. Bellissima questa cosa. Affascinante. Raccogliere tutti i pezzi della nostra vita e costruire questo puzzle, tutto, fare un mosaico che tutto tende a Dio, dalla mattina fino alla notte, tutto orientato lì. Eh sì. Come era la storia di San Benedetto, di tanti altri santi che hanno fatto della realtà monastica la loro scelta. Pensate a Teresina, pensate a Santa Teresa di Gesù, che uno dice, ma hanno fatto tante cose. Sì, certo, perché il monaco fa 4 volte quello che fanno gli altri. Beato Cardinal Schuster, come viveva? Come un monaco. San Carlo Borromeo, come viveva? Come un monaco. Ma quello che hanno fatto loro in una vita, altri 10 non riescono a farlo in mezza vita. Perché il monaco poi diventa un'ape, capite? Fa 1000 cose, quello che gli altri invece non riescono a fare. Certo, perché è tutto orientato a Dio, avendo messo Dio al centro. Dio, se il Signore non costruisce la casa, in vano vi faticano i costruttori, in vano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore. Il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno, capito? Questo è il monaco. Questa è la musica, l'armonia della vita del monaco. E allora state attenti a quello che ascoltate, stiamo attenti a quello che ascoltiamo, non far entrare nella nostra mente il veleno del mondo e delle sciocchezze.
a quello che guardiamo, stiamo attenti. E la benedizione per intercessione di San Tommaso d'Aquino di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato.